L'interno di un uomo è anatomia, di carne, sangue, amore, fantasia. E quando qualcuno dice io, sia poeta, buffone o macellaio, si sente un eco che ci porta Dio. Shakespeare è un bene per me, ma Shakespeare è un bene per tutti. Le parole di Shakespeare, anche tradotte, ritradotte in rima del nostro Gian Piero Pizzol, sono parole meravigliose. Shakespeare insegna sempre ed è terribilmente straordinario. Vale la pena seguire la verità fino alla morte? È ancora possibile rischiare la vita per un ideale? Sì, Shakespeare insegna sempre e sono queste le domande che pone al popolo del meeting. Il testo, curato da Otello Cenci e Gian Piero Pizzol, ha come protagonista l'autore inglese alle prese con la sua ultima opera, il dramma di Thomas More, colui che, per amore della verità, è disposto a perdere tutto. Rilancia anche la possibilità che lo stesso dramma ci sia anche per gli spettatori di oggi. Che senso ha e se vale la pena seguire la verità fino a essere disposti anche a morirne? Ma non solo, l'ultimo testo autografo di William Shakespeare tratta temi di grande attualità. Dai, proviamo la prima scena. Allora, si svolge tutta fra le vie del porto, dove scoppiano le fiamme del tumulto contro gli immigrati e gli stranieri. Nel testo ci sono delle domande potenti sugli stranieri, sugli immigrati, sulla clemenza, sulla giustizia. Ecco, tutte queste domande sono un po' le nostre e sono quelle che ci poniamo oggi.